ragazzi, sono Valentina e benvenuti nel mio nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, sono qua per fare un po' una chiacchierata. Sapete che io non sono una grandissima esperta di cinema, quindi non li chiamerei mai video recensioni, video pareri, come poi avviene in realtà anche per i libri. Una chiacchierata così su uno degli ultimi film, anzi no, l'ultimo film che sono andata a vedere al cinema proprio il 2 di giugno. Approfittando della festa, sono andata con due miei amici a mangiare giapponese e poi siamo andati al cinema a vederci l'ultimo film dei Pirati dei Caraibi, La vendetta di Salazar. Allora, io devo essere sincera, Pirati dei Caraibi è una delle mie saghe cinematografiche preferite in assoluto. Io ho qua i 4 DVD dei film precedenti, a parte il quarto, la trilogia, diciamo la trilogia più importante, la prima trilogia, credo di conoscerla a memoria. E l'ho appurato in questi giorni riguardandomeli. Penso di averla vista un miliardo di volte, davvero, non li ho contate, perché è uno di, sono quei film che io ho all'interno della mia videoteca che ho rivisto di più in assoluto, assieme ecco a pochi altri. La saga di Pirati dei Caraibi, come tutti ben sappiamo, è una serie Disney che parla di pirati, in particolare del pirata più famoso, Capitan Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp, e delle sue avventure che si vanno a intrecciare a quelle di altri personaggi, anche se inizialmente a partire da La maledizione della prima luna o La maledizione della perla nera, come dovrebbe essere in realtà in originale il titolo, vabbè, dettagli, non era propriamente il punto focale. Jack Sparrow lo è diventato poi con gli anni, e con gli anni forse è andato anche un po' a essere forzato, ma non mi ha mai dato effettivamente fastidio la sua presenza e il suo essere tutto molto così, insomma, mi piace molto come personaggio. E in realtà, devo dire la verità, ho visto in giro molte recensioni, molti pareri riguardanti l'ultimo film di Pirati dei Caraibi. Dopo che l'ho visto, vi annuncio che comunque a me è un film che è piaciuto davvero davvero tantissimo. Sono andata al cinema con aspettative normali, quelle aspettative che ho avuto per qualsiasi film di Pirati dei Caraibi a partire dal secondo in poi, ovviamente, perché per il primo non sapevo che cosa aspettarmi, e non sono state per nulla deluse. Anzi, per il momento il quarto, Oltre i confini del mare, è quello che mi è piaciuto di meno, però nonostante tutto mi è piaciuto molto anche quello, a differenza di tutti gli altri, a cui in realtà il quarto ha fatto veramente schifo, e a tanti ho sentito che anche questo quinto ha fatto veramente schifo. Secondo me, non so cosa, con che aspettative fossero andati al cinema e che cosa in realtà si aspettassero queste persone, ma partiamo dal principio, appunto parlandovi velocemente, senza fare spoiler, della trama del quinto film. Sostanzialmente il quinto film, che non è diretto dallo stesso regista della trilogia o del quarto, perché il quarto era Rob Marshall, mentre per i primi tre era Gore Verbinski. Quindi comunque anche la presenza esterna, comunque colui che ha diretto il film, è comunque diversa dalla trilogia, e questo un po' lo si è visto forse con alcune piccole incongruenze che ho notato anche io ovviamente durante la visione del film. Per citarvene due, forse una che è quella che hanno notato un po' tutti, la più importante è l'incongruenza che c'è sul come Jack abbia ricevuto la famosa bussola che ti porta dove tu desideri, nel posto che più tu brami, verso la cosa che più tu brami, e anche una piccola incongruenza comunque iniziale che dovrebbe ricollegarsi in realtà alla scena nascosta dopo i tiri di coda del terzo film, ma che in realtà è una piccola incongruenza su una questione più che altro di tempo e di condizioni di un determinato personaggio, cosa che comunque chi magari non ha visto le scene post titoli di coda, che so che in tanti non sapevano che in realtà dietro ogni film di Pirati dei Caraibi, quinto compreso, c'è una scena che va a concludere totalmente il film. Quindi se non lo sapevate, andatevi a vedere dopo i titoli di coda di ogni film, perché c'è comunque una scena nascosta in ognuno, compreso nel quarto non me la ricordavo, ma nella trilogia lo sapevo, e anche nel quinto. Quindi se andate al cinema e non l'avete vista, mi dispiace, perché è una scena parecchio what the fuck che preannuncia, e comunque ho letto anche su IMDb che ci sarà un sesto film dei Pirati dei Caraibi, e grazie, perché dopo un finale da cliffhanger così nel post titoli di coda ce lo dovevano fare per forza. La trama di questo quinto film si va paradossalmente a collegare alla trilogia. Infatti il quarto viene preso un po' come un che cosa stava succedendo nel mentre che la vita degli altri personaggi stavano andando avanti, sostanzialmente. Quindi mentre Elizabeth se ne stava ad aspettare Will per il suo approdo sulla terraferma di 10 anni, eccetera eccetera. Quindi un'avventura intermedia che secondo me ci può tranquillamente stare, se preso come un e nel mentre Jack Sparrow stava facendo, semplicemente anche un modo per farci vedere come gli anni stessero passando fra la trilogia e il quinto film di per sé. Quindi ora che li ho rivisti tutti, ho
visto comunque, anche se si può tranquillamente staccare questo dagli altri, quindi anche guardarlo come film sé stante, una sottospecie di spin-off, però una linea temporale secondo me la dà senza alcun tipo di problema, perché proprio fa vedere il tempo che passa. E la cosa a me piace molto, a me piace quando comunque c'è lo stesso questa linearità, anche se in realtà il film in questione magari sta un po' al di fuori della trama. E poi ci sono comunque anche alcuni dettagli che si vedono nel quinto che, se non si è visto il quarto, non si potrebbero capire, come per esempio perché la perla nera è dentro a una bottiglia di vetro. Però ovviamente per vedere questo quinto film almeno è necessario aver visto la trilogia, per il semplice fatto che si ricollega direttamente a quella. Infatti il film parte proprio con il figlio di Will Turner che va alla ricerca del padre, che come ben sappiamo purtroppo è diventato capitano obbligatoriamente dell'olandese volante. Quindi rivediamo comunque anche il personaggio di William Turner. Io sono molto stata molto felice di questa cosa. Ovviamente si vede che il tempo per lui, anche se sott'acqua o traghettare i morti, è passato, ed è qui nella prima incongruenza che ho visto con la fine della trilogia. Però non voglio dirvi più niente, perché insomma non voglio comunque fare troppo spoiler. E in particolare però vedremo all'interno di questo quinto film un Henry Turner, quindi un figlio di Elizabeth e Will, cresciuto, che sta cercando in tutti i modi di liberare il padre dalla maledizione dell'olandese volante, e partirà per un'avventura assieme ovviamente a Jack Sparrow più un'altra ragazza astronoma ritenuta strega per questo, e la ciurma, alla ricerca di quello che è il tridente di Tritone, che dovrebbe in qualche modo riuscire a annullare tutte le maledizioni inerenti al mondo marino. È stato, come ho detto, un film che mi è piaciuto davvero tantissimo. L'idea di base mi piace molto, secondo me è stata realizzata anche molto bene, con anche dei bellissimi effetti in realtà. Infatti visivamente è un film davvero molto bello, che mi ha davvero molto coinvolta, e anche l'ironia di questi film si vede anche all'interno di questo quinto, e non l'ho trovata secondo me così tanto forzata, soprattutto durante le scene di Jack Sparrow, come in tanti hanno detto. Io appunto poi dopo aver visto il quinto ho avuto voglia di riguardarmi tutti gli altri quattro film per effettivamente vedere un po' come si ricollegava il tutto, se mi ricordavo bene effettivamente vari dettagli o meno. Devo dire la verità, me li ricordavo a memoria, quindi non ho neanche bisogno di rivederli. Però ho notato che comunque, nonostante tutto, col passare del tempo a me non ha dato quel senso di andare a peggiorare. È rimasta la saga che era sin dall'inizio. Ovvio che la prima trilogia rimarrà sempre la mia preferita, in particolare il secondo e il terzo secondo me sono i più belli in assoluto. Terzo poi non ne parliamo, quanti film si distrutti per l'ennesima volta anche questo giro. Però devo dire la verità, secondo me si ricollega alla perfezione, e presi tutti quanti insieme danno un senso logico di tempistica, tempo, passare del tempo in generale, davvero ben fatta secondo me, nonostante comunque si vede che le mani all'interno della storia l'hanno messa in più persone. Quindi prima trilogia una persona, il quarto un'altra persona, il quinto un'altra persona. Ripeto, qualche piccolo dettaglio, buco di trama, cose scostanti ci sono, ma sinceramente forse ecco quella della bussola è quella che mi ha dato un pochino più fastidio, perché in questo punto non si capisce davvero in che modo Jack ha ricevuto la bussola. Forse non se ne sono accorti, forse vabbè, lasciamo perdere. Però per il resto fila tutto lì in maniera lineare. A me questa cosa piace molto, e secondo me quella è una delle cose più importanti all'interno di una saga, che sia letteraria oppure cinematografica, ecco. A me gli attori sono piaciuti molto, è piaciuto molto colui che interpreta il figlio di William e di Elizabeth, è piaciuta la ragazza che fa l'astronoma. Ora non, perdonatemi, non mi ricordo i nomi degli attori, chiedo perdono perché non me li sono neanche scritti. Cioè, sto facendo questo video molto sentimento, così proprio una chiacchierata, come se stessi chiacchierando con degli amici di un film che mi è piaciuto moltissimo. E anche in generale tutto l'insieme di attori, come interagiscono fra di loro, mi è davvero tanto piaciuta. E anche la storia è stata davvero molto avvincente. Non me l'aspettavo, devo essere sincera, perché comunque sono entrata sì con aspettative normali, però allo stesso tempo avevo quasi paura che a forza di andare avanti mi rovinassero la serie, cosa che non è stata così, e sono davvero stata molto felice di questo dettaglio quando sono uscita comunque dalla sala cinematografica. Le musiche, nonostante non siano di Hans Zimmer, mi sono comunque piaciute, perché in un modo o nell'altro il motivetto di He's a Pirate, che comunque è la musica predominante, la musica che dà un'identità a Pirati dei Caraibi,
nonostante non sia quello originale, si sente, c'è il richiamo, e questo a me basta assolutamente, perché è appunto un punto focale di identificazione della saga vera e propria. Però le musiche mi sono allo stesso piaciute davvero moltissimo, le ho trovate davvero molto adatte alle varie situazioni al film, quindi approvo questa scelta, anche se, ripeto, il produttore musicale non è lo stesso, e in generale è un film che mi è proprio piaciuto. Adesso sono qua che vorrei tipo riguardarlo dopo aver visto gli altri quattro, per avere un quadro più o meno completo fino ad ora. Mi ha fatto davvero molto piacere, mi ha lasciato molto quel senso di nostalgia rivedere comunque, anche se in maniera molto minimale, soprattutto per quanto riguarda Keira Knightley, la presenza ovviamente di Orlando Bloom e di Keira Knightley, ovviamente nei ruoli di William Tarn e Elizabeth Swann, e spero davvero che il prossimo film sia davvero bello quanto questo e quanto quelli precedenti, perché secondo me i preamboli per fare anche un bel sesto capitolo, per come è finito dopo i titoli di coda, ci sono, perché è stato un qualcosa che mi ha fatto dire: oh mio Dio, e adesso? Ho una mezza teoria, ma da quello che ho visto è un po' la teoria di tutti, quindi non è una novità, insomma. Però sono davvero molto curiosa, spero solo che adesso non ci facciano passare tanti anni come è avvenuto fra i vari film, a parte il secondo e il terzo, che sono usciti da un anno di distanza l'uno dall'altro, ma lì fondamentalmente ci stava, perché comunque era una cosa molto collegata, e anche nelle tempistiche erano piuttosto vicini come eventi. Però c'è da dire che nonostante tutto, anche questo passare di tempo dai 2-3 anni fra vari film, forse di più, perché comunque il quarto era del 2011, forse ecco, fra il quarto e il quinto è passato anche più tempo rispetto agli altri. Però c'è da dire che secondo me è fatta una scelta, fra virgolette, pseudo intelligente e pensata, perché ti fa anche in questo caso vedere effettivamente il passaggio del tempo, quindi l'andare del tempo, gli anni che passano. E la cosa non mi è dispiaciuta, devo dire la verità, perché poi ripensandoci ci sta, cioè vedi comunque il tempo che passa, non solo a carattere di storia, ma anche all'interno della fisionomia degli attori. È vero, ci sono i costumisti, ci sono i truccatori, coloro che comunque danno anche un senso di più anziano nel trucco, eccetera, però vederlo così dal vivo secondo me rende molto di più. Quindi anche questa cosa del far passare più tempo fra un film e l'altro, ok, può causare le incongruenze, dimenticarsi alcuni dettagli e farne pensare altri, questo sì, perché è una cosa normale, però nonostante tutto io l'ho vista davvero una cosa sensata che non mi è per niente dispiaciuta. Direi che vi ho detto tutto, ho espresso il mio parere in maniera molto sconclusionata, ma a me piace fare così quei film, perché poi è così che ne parlo con i miei amici, ed è quello che siete in realtà anche voi che mi seguite qua sul canale. Quindi una bella chiacchierata su un film che ho visto che mi è piaciuto e che spero anche voi abbiate visto, e fatemi sapere in realtà come l'avete trovato, perché sono davvero molto molto curiosa. Io ora aspetto assolutamente il sesto, non vedo assolutamente l'ora di vederlo, spero non ci facciano passare ancora tanto tempo, ma in realtà avrei forse un po' paura che prima di 2 anni non lo vedremo, perché da quello che ho visto riguardante le uscite Disney nei prossimi anni c'è veramente tanta roba fra Star Wars e tanti live action che devono uscire e i film della Marvel, insomma la Disney è veramente tanta roba, e spero che questo non implichi il far passare tanto tempo fra il quinto e il sesto film di Pirati dei Caraibi. Mi auguro di no, perché comunque non avrebbe senso in questo caso, però ecco, lo scopriremo solamente vivendo. Ok ragazzi, il video è finito, io ho finito di sciarlare, fatemi sapere appunto se voi avete visto l'ultimo film di Pirati dei Caraibi, cosa ne pensate della saga di Pirati dei Caraibi. Ripeto, è una delle mie saghe cinematografiche preferite, una di quelle che ho visto più volte rispetto a tanti altri film. A me piace riguardare i film che ho a casa, perché comunque se li ho vuol dire che sono film che mi piacciono, però ci sono quelli che ho riguardato più volte, tanto da impararli a memoria, e questi è uno dei casi, ecco. In generale noi ci vediamo al prossimo video, come sempre vi lascio a fianco a me i link per vedervi gli ultimi video se ve li siete persi, e anche per iscrivervi al canale nel caso non vogliate perdervi i prossimi video. Un bacione a tutti quanti voi e a presto, ciao!